L'ospite di serata è il capo allenatore della Staff Mantova Nicolas Zanco. Con lui commentiamo il 6-8-7-6 e dunque la vittoria dei suoi uomini coach. Buonasera e parola a lei. Buonasera a voi, ovviamente commentiamo una vittoria per noi sicuramente molto importante perché dovevamo riscattare la sconfitta dell'andata che ancora bruciava sicuramente nella nostra squadra e volevamo fare una partita per dare continuità ai miglioramenti che avevamo cominciato a fare, si erano visti contro Nardò. Sapevamo che venire in trasferta qui a San Severo con una squadra che ovviamente aveva bisogno di 2 punti non era facile, siamo stati bravi come ho chiesto ai ragazzi, soprattutto nell'impatto della partita. Nei primi 2 quarti a non far scappare San Severo, poi siamo riusciti a resistere nel momento di difficoltà quando i ragazzi di Coach Pilot sono tornati nel meno 2 e poi ovviamente l'espulsione di Degne ci ha dato un po' una mano perché era il giocatore che ci stava un po' più dando fastidio, però è anche vero che la nostra partita l'avevamo preparata sapendo che San Severo è una squadra che vuole tirare molto da 3 punti, quindi abbiamo un po' accettato il rischio di qualche canestro in più di Daniel. Quello che non aveva funzionato molto nei primi 2 quarti era stato il tagliafuori, perché San Severo aveva preso 9 rimbalzi in attacco nei primi 2 quarti, dopo invece ne ha presi solo 3 nel resto della partita, quindi credo che poi la vittoria sia stata soprattutto a rimbalzi. Luca Ficucello del Corriere di San Severo. Coach, buonasera. Buonasera. Abbiamo notato il suo entusiasmo a fine gara, evidentemente in una partita che sentiva particolarmente. Beh, ovviamente io sono un esordiente, sono entrato in corsa quest'anno per la prima volta a fare il capo allenatore, quindi ci tengo a prescindere per me stesso, ma poi ovviamente anche per i ragazzi, perché dalle ultime 2 settimane hanno veramente cambiato atteggiamento in palestra, hanno deciso di fare dei sacrifici importanti, a cominciare ad allenarsi duro, a mettere il corpo in ogni situazione, e il fatto di vincere partite importanti dà sicuramente grande fiducia alla squadra, ma soprattutto li ripaga del lavoro quotidiano. E poi importante, mi ricollego a quello che lei ha detto poco fa, avete accettato il rischio del tiro da 3 punti di San Severo, perché io ritengo che la gara l'abbiate vinta nel pitturato, avete fatto sì che la squadra avversaria non penetrasse come avrebbe dovuto, avete accettato quel rischio, è un rischio calcolato però, c'è una strategia credo, Chiaro, giusto? sicuramente le strategie fanno parte di questo sport, dovevamo capire dove era forte San Severo, cercare di togliergli i punti di riferimento, abbiamo deciso di essere molto molto aggressivi sul perimetro per ostacolare e forzare il tiro da 3 punti, cosa che abbiamo fatto molto bene, ovvio qualche volta in transizione o come sull'ultimo blocco per Fabi non ci siamo riusciti alla perfezione, ma sono errori che fanno parte di questo sport, sennò le partite finirebbero 0-0. Però devo dire che chiunque ho messo in campo questa sera ha dato un contributo, l'espulsione di Ross poteva fossarci, invece abbiamo avuto tantissimo anche da Cortese che ha accettato di giocare da 4 un po' fuori ruolo, però ha fatto sicuramente il capitano, ha dato l'esempio, ha suonato la carica, quindi devo fare i complimenti a tutti i miei ragazzi. Beniamino Pascale del quotidiano L'Attacco. Coach, buonasera, complimenti. Buonasera, Anch'io grazie. sono arrivato in corsa. Voglio dire, se la voce questa è sua o è rauca, No, no. o per l'impegno profuso anche da parte delle corde vocali, da parte sua questa sera. E poi notavo, insomma, se le statistiche, voglio dire, hanno un senso anche per quelli che possono essere i commenti, i 30 punti della sua squadra in area. Sì, la voce ovviamente non è quella normale, è un po' rauca dai festeggiamenti e dalle urla, soprattutto degli ultimi minuti. Ho cercato anche di prendere una Benagol prima della partita, ma funzionano fino a un certo punto. Scherzi a parte, abbiamo fatto veramente bene, specialmente quando San Severo ha tolto Daniel nei vari momenti della partita dove sono stati un po' più piccoli, abbiamo continuato ad aver pazienza, a cercare il pitturato, a cercare i tagli. Mi viene in mente ovviamente i canestri di Iannuzzi, le schiacciate, ma anche quella di Morgillo, perché ovviamente San Severo ha cercato un po' di sfidarci a tirare da fuori e noi ogni tanto abbiamo avuto un po' troppa fretta di prendere qualche tiro forzato. Invece, nell'arco della partita, poi abbiamo avuto la pazienza che volevamo di continuare a cercare di attaccare l'area sia con gli esterni nelle penetrazioni, ma anche cercare i lunghi sia sui roll che sui triangoli. Coach, complimenti ancora e grazie. Grazie a voi.